Buongiorno e benvenuti a 7 in punto, prima parte di trasmissione che la dedichiamo alla poesia, alla pittura, all'arte, alla comunicazione, alla libertà. E lo facciamo con Lorena Ulpiani, buongiorno e benvenuta, buongiorno. Collega, che in 3 mesi ha pubblicato, torno subito, una raccolta di poesie. Mi verrebbe da dire, torno subito, da noi sei tornata dopo un po' di anni. Dopo qualche anno, sì. Svegliamo i telespettatori, Lorena Ulpiani, giornalista, che condivideva con noi degli spazi operativi, quindi per anni tu alla DN Kronos e noi Tele Padova 7 Gold, abbiamo avuto le scrivanie vicine, quindi bellissimo. Si lavorava in team. Anni splendidi. Poi dalla DN Kronos sei passata ad un quotidiano locale, bella la carriera avviata, poi a un certo punto hai detto basta, sapete cos'è? Che io metto un punto al giornalismo, non so se è un punto fisso, se è un punto mobile. Una sospensione, una pausa ampia. E sei diventata pittrice e altro momento in 3 mesi. Una raccolta di poesie. Bisogna dire anche che non è che uno dalla sera alla mattina si inventa una professione. Sei sempre stata pittrice, sei sempre stata scrittrice, solo che dalla sera alla mattina uno decide di pubblicare le proprie poesie, perché qualcuno è anche interessato, no, a pubblicarle, quindi evidentemente c'è qualcosa da dire che interessa al lettore e hai deciso anche di esporre le tue opere. Ma tutto è avvenuto in maniera casuale, no? Che è un po' la cifra che sta caratterizzando questo tuo nuovo essere. Sì, anche la pittura è nata così. La pittura è nata a tavola da uno scambio di battute su una mostra che era presente, è nata la mia prima personale a Cortina. Da lì in tanti poi mi hanno chiesto altre mostre, sono arrivati i critici, è arrivato un agente, insomma alla fine si è strutturato un qualcosa di più complesso, sia culturalmente sia proprio come attività, come professione. E anche come ricerca, perché nata la pausa con il giornalismo è partito anche lo studio. Io avevo già fatto storia dell'arte, però mi mancava la parte di laboratorio vissuta più in famiglia e avevo un grande amore che era l'affresco. Lavorando a Belluno avevo spesso sentito parlare di Vico Calabrò, ma gli orari di lavoro, sai meglio di me com'è la situazione, non avevano mai permesso che io facessi un corso con Vico. Finalmente è stato possibile, quindi adesso da 2 anni ho ripreso, sto studiando a fresco, lo studio con lui, con la scuola che ha fondato, lo sperimento anche da sola e sono nati in 3 anni 3 centri permanenti per l'affresco, uno qui a Padova che deve ancora mettere bene le radici in tante cose e diventare operativo, 2 nelle Marche, uno ad Ascoli Piceno che poi è la mia provincia di appartenenza, anche se in questo caso è il comune che mi dà molto molto sostegno, e uno nel comune dove sono nata che conserva comunque degli affreschi, quindi ha tradizione nell'affresco. Per me questo è meraviglioso, cioè già da solo vale una vita. Ma è perché i luoghi della tua infanzia, dove sei nata, sono particolarmente sensibili alla forma espressiva artistica che ti piace? O forse nelle Marche, magari adesso chi a nord-est ci sente ci tirerà le orecchie, c'è una maggiore sensibilità, c'è più spazio, più apertura, più libertà mentale? Ma potrebbe esserci su Ascoli un'affinità sulla ricerca di energie. In questo momento c'è un'amministrazione, soprattutto un assessore alla cultura, molto sensibile a questo e quindi sicuramente ha creato una sintonia forte. Però si è creata una bella sintonia anche a Montefiore, quindi forse quello che c'è di diverso nelle Marche è la mole di offerta che si riceve e magari questo lascia più spazio a chi poi propone qualcosa che abbia un senso, viene ascoltato di più, non c'è la stessa coda che trovo qui. Sarà che magari anche a casa tua, tra virgolette, che poi anche a casa tua a Padova, perché sì, ora, dopo 37 ecco, anni sì. E magari cioè, riesci a trovarti più libera nell'espressione, che casa tua era
sul mare, infatti i colori della tua pittura richiamano i colori del mare, i verdi, gli azzurri, gli arancioni rosa delicati. Potrebbe esserci una confidenza diversa, anche se sono spesso costretta a dire: guardate, non lasciatevi ingannare né dall'accento, cioè io qui ci sono nata e ci sono cresciuta, perché all'inizio chi non mi conosce mi vede un attimo con un po' di distacco, e invece non c'è. Poi sicuramente c'è un sentire una terra dove sono cresciuta, ovvio, dove ci sono tutti i ricordi di famiglia, i racconti di mia nonna, cioè, sono tante le cose che io trovo. Io a Ascoli ho esposto a Palazzo dei Capitani, quando ero piccolina io ci passavo lì sotto col naso all'insù. Ovvio che tornarci oggi da pittrice nel piano nobile con 5 sale dove esporre è un'emozione che toglie un po' il fiato. Tra l'altro la mostra è stata inaugurata 10 giorni dopo l'infarto. Quindi, perché grazie. C'è anche questo da dire, io non volevo accennarlo perché sono questioni private. Questa rinascita nasce anche da un infarto molto serio, sì. E quindi davvero, prima mi dicevi fuori onda, se non mi fosse capitato in Prato della Valle con l'ospedale a 100 metri, probabilmente... Non lo raccontavamo qui, almeno non lo raccontavo io, sicuramente mi ha segnata, segna tanto, segna perché cambia la vita, cambia il senso della vita, cambiano le abitudini. Anche il valore che si dà alla vita. Sì, tante volte, soprattutto con mia madre, è quella che respinge di più questo aspetto, e la capisco, però a lei lo sottolineo, tutto quello che è arrivato dopo quel 24 maggio è regalato, cioè riesco a vivere tutto quello che mi capita in maniera completamente diversa, cioè un dono. Perché potevo non esserci, quindi... Ma parliamo di Torno Subito, perché sì. Torno Subito racconta qualcosa di inaspettato, no? Assolutamente. Mai avresti immaginato... È un altro grande dono, grandissimo. Perché magari il poter esporre nel piano nobile del palazzo che visitavi da bambina... È stata una bella emozione anche quella. Però lì, magari l'avevi un po' accarezzata questa idea, no? Durante il tuo percorso? Forse gli ultimi 2 anni dire: ma farei una mostra a casa, però Palazzo dei Capitani espugnato in 2 giorni è stata un'emozione grandissima. Poi avere tanti amici, perché mi hanno permesso loro di aprirla. Io non ero, a quel punto avrei fatto fatica nella situazione in cui ero, si sono messi insieme tutti gli amici artisti di casa e hanno curato tutto loro, è stato da quel punto di vista lì bellissimo. Espressione con la pittura, ma ripeto, oggi qui anche parliamo di Torno Subito, Fisco di Stampa, sì. Una raccolta di poesie dove nella prefazione c'è questo io sono, che è una frase sì. Molto forte, che significa cosa? È un sentirsi, cioè un risveglio. Questo libro per me segna un risveglio, il risveglio della donna, il risveglio anche dell'anima in qualche modo, di un'energia che si sente in maniera diversa, e questo si lega in parte al discorso dell'infarto, mentre la donna si lega all'aver riscoperto la possibilità di amare e la capacità di amare, cosa che con una separazione alle spalle, con un lavoro che mi impegna molto, con una routine che comunque era consolidata, non credevo più possibile, invece no, si può, ed è anche quella un'apertura enorme che voglio condividere veramente con tutti, perché è possibile. Ecco, perché vuoi condividere? È la gioia di una rinascita che sì. Senti di dover testimoniare, quindi, visto che comunque insomma, tra le tue professioni, perché adesso parlo di professioni, sì, no? Comunque c'è la comunicazione, cambia lo strumento, cambia il media, ma è sempre comunicazione. Quindi c'è la necessità di doverlo scrivere quasi per te, o la necessità anche di fare della tua esperienza un monito a chi per mille motivi rimane agganciato a una serie di abitudini anche, e poi magari arriva il momento che non hai più tempo e quindi è meglio dire, quasi un invito anche a me, a dire magari la sera scrivi un pezzo in meno, lo scrivi il giorno dopo, vai a casa, vai, ritagliati uno spazio. Prendi che vada tutto il tempo, oltre il lavoro, per trovare delle,
delle dimensioni che ci sono in ciascuno di noi, no? Soprattutto per darsi la possibilità di viverle, perché ci possono essere, maturano, ma se tu non le ascolti quando arrivano, passano anche. E quindi forse è quello l'elemento di condivisione, è dire: guardate, credevo fosse impossibile e invece non lo è, ascoltati. Ecco, è un po' quello che condivido, è quell'ascoltati, provaci perché può valer la pena. Tu stai organizzando, oltre all'esposizione delle tue opere, dei reading, delle poesie, quindi le due forme d'arte che si compenetrano. Sì. Come si compenetrano? Scrittura, che poi è poesia, e pennellata. È una sintesi, sono due strumenti diversi che portano dentro noi stessi, anche se comunicano con l'esterno, però in realtà io quando dipingo mi immergo completamente nel colore, nella forma, nel silenzio che mi dà la pittura. Quando scrivo sono lo stesso immersa profondamente in me stessa, quindi esprimo con due strumenti diversi la stessa essenza che sono io, è da lì che viene forse in maniera più diretta nella poesia quell'io sono, però in entrambi è quello che cerco, è sentirmi. Io ho aperto a caso Incredula, che credo sia abbastanza significativa di quello che tu, può essere significativa di quello che tu stai dicendo, morta in due lettere, travolta da un sì che andava di fretta. Ti scopri di peso con l'anima in mano, pudore che brucia, parole preziose, violate, graffiano sui nervi scoperti, pegno alla cecità della notte. Incredula, cerchi in quel nulla, non hai rancore, solo vuoto, potresti fermarti ma non lo farai. Questa si lega ad una serata, ad una notte molto molto particolare, dove un sì, che normalmente è un'affermazione, quindi è un qualcosa che si lega a un positivo, sì. Per me è diventato il crollo di qualcosa. Ah. E quindi ero incredula, mi sono ritrovata appunto con un'anima in mano e con il mio pudore che bruciava al trovarmi davanti a un sì che mi diceva una cosa che non mi aspettavo, che non volevo, che non avrei voluto, che poi ha dato inizio ad altro, che però è stato importante. E anche il fatto di dire di non aver rancore, provare solo un grande vuoto davanti a questa nuova realtà e al fatto che potrei fermarmi e dire: ok, adesso le cose cambieranno, ma so che non lo farò. Cioè, ero già sicura in quel momento, questa è nata di getto alle 3 del mattino. Quanto si raggiunge anche la libertà, io credo che sia anche maturità, una maturità di poter vivere in libertà, e quanto appunto questo pudore che brucia deve essere un elemento che va superato, che però si può superare in una visione equilibrata quando si è decantato, no? Si è in grado di avere davvero le ali della libertà, che è la libertà del proprio animo. Certo. Che tu puoi andare oltre le costrizioni che le convenzioni impongono, e che poi le convenzioni alla fine sono una specie di comfort zone per tutti noi, no? Quello assolutamente sì, uno si rifugia all'interno della convenzione. Che magari sono delle limitazioni. È la libertà che fa paura, non è la convenzione. Che fa tremare le gambe. Esatto. E quindi quando è che si spicca il volo? Quando finalmente si ha il coraggio di sentire le gambe tremare? Sì, secondo me sì. E vale sempre la pena? Credo di sì. Credo di... Per ora direi di sì, poi vediamo come procede. Però quelle gambe che tremavano valevano la pena. Infatti, noi scorrendo... quante poesie sono innanzitutto? 40. 40 poesie, c'è un perché su questo numero? No, adesso sto andando 40 avanti, notti? Cioè la cosa che caratterizza, è quasi 40 notti, sì, magari no, non proprio tutte consecutive, però sì, una cosa che caratterizza Torno Subito e che ha convinto l'editore a buttarsi in questa avventura, anche se la poesia insomma un po' così, è stato proprio il fatto che dietro ci sia un vissuto come risveglio,
appunto mio personale, un vissuto come storia, quindi come due, come coppia, come amore, come tutto. E chi ha letto le prime poesie lo ha capito subito e mi ha telefonato dicendo: è bellissimo, è nostro. Quanto è importante, tu parli di vissuto, no? Sai che c'è sempre una disamina quando si parla di letteratura e poesia, c'è chi dice no, l'elemento autobiografico contamina la bellezza della poesia, la rende alle volte retorica, non ne dà il giusto valore, e quanto invece il vissuto è realtà e quindi ti mette al riparo di una poesia che potrebbe essere artificio e puro esercizio estetico della parola. E secondo me entrambe le cose, nel senso che la realtà, almeno nella mia esperienza, perché poi io ho letto tantissima poesia, soprattutto negli anni dell'università, quindi ancora diverso. L'altro giorno, diverso. Dai, esatto. L'altro giorno ne ho letta, ma mai avrei pensato di scriverne. Però il fatto che ci sia una vita dietro, ci sia un sentimento reale, ci siano pianti reali, gioie reali, ha dato forza, nel mio caso, a quello che scrivevo. Credibilità anche. Sì, è come se gli avesse dato vita, uh-huh. Era un qualcosa che conoscevo, che padroneggiavo e che mi dava energia, un'energia che io incanalavo in quello che ho scritto. E chi poi lo ha letto è andato oltre e ha trovato l'altra parte che tu dicevi, cioè in qualche maniera l'andare oltre me stessa, quindi parlare di una situazione che sì, è vero, parte da una mia realtà, ma che può essere condivisa da tantissime altre persone che magari vivono comunque una storia che è molto bella, ma anche non facilmente praticabile. E in questo senso qua io ho avuto riscontro, e un riscontro che mi ha meravigliato parecchio, perché è un riscontro maschile. Allora, davanti a questo genere di poesia, quindi davanti a un sentimento, uno si aspetta una reazione più immediata da una donna, magari da un'altra cinquantenne separata che rivive un amore, che ritrova un amore. Ce ne sono tantissime, ma mi hanno meravigliato molto i messaggi di alcuni cinquantenni, che invece si ritrovano in quello che scrivo, quindi in uno scrivere femminile. Se si ritrova un uomo vuol dire che sono realmente andata oltre quello che poteva essere solo mio. Non sarà che, e qui torno alla tua professione, che essere giornalista, quindi comunque uno fa un percorso professionale, no? Con la scrittura, ti permette poi alla fine di poter esprimere le emozioni, e non è facile scrivere le emozioni in modo da poter essere letta da un ampio pubblico. Cioè quanto è il mestiere anche che ti ha aiutato in una situazione, in un'espressione così delicata, la poesia sentimentale. Tantissimo. Tantissimo. Quanti articoli di cronaca terrificanti ti hanno permesso di trovare il giusto, le giuste parole? Noi ci ridiamo, però è vero, cioè la capacità di fare sintesi di se stesse, di quello che si sente e anche di quello che si vede, è poi un qualcosa che diventa linguaggio. E quindi è tornato fuori come linguaggio, ovvio che non è cronaca, ma come linguaggio è tornato nella poesia e ha permesso, torno subito, di essere un qualcosa che ha un racconto, cioè che ha uno sviluppo, non sono poesie in cui io parlo dell'amore. 40 giorni, è proprio, tu hai seguito il quotidiano, no? L'edizione quotidiana. Esattamente, il mio sentire, ogni volta che c'era un cambiamento molto particolare, un qualcosa che apriva dentro, quella che io chiamo la mia diga, no? Un qualcosa che esplode dentro, che vuole
che vuole parlare, che vuole scrivere, io scrivevo, ma c'era un cambiamento reale, è vero che in qualche maniera è la cronaca di un sentire. C'è stata la cronaca delle tue emozioni. Esatto. E forse è questa la chiave di volta del torno subito e anche della, sì, di poesie che sono molto giornalistiche, no? Nel descrivere l'emozione. Devo dare spazio alla pubblicità, ma torniamo perché dopo vogliamo leggere queste belle poesie. Tra pochissimo, grazie. Siamo tornati in studio, continuiamo a leggere a commentare le poesie di Lorena Ulpiani, giornalista, pittrice, poetessa. Torno subito, una 40 poesie scritte raccontando le tue emozioni, una sorta di cronaca del tuo nuovo sentire, un nuovo sentire che nasce da esperienze di vita, cambiamenti, e anche da una riflessione molto forte che ti è stata imposta da un infarto molto pesante che oggi ci puoi tu raccontare, sì, che però per fortuna e che ha dato vita proprio a una rinascita come donna, ad un risveglio come donna, come giornalista, come pittrice, come poetessa. Stavamo facendo così, raccontando, perché non è... dicevi che le poesie sono poesie sentimentali e trovi molti riscontri da parte di uomini che di solito magari si trovano di fronte a questo genere poetico, lo disdegnano, no? Cose da donna. Invece si diceva quanto la tua professione abbia anche permesso di poter esprimere dei sentimenti in una maniera in cui poi tutti un po' si possono ritrovare, no? Assolutamente. E proprio c'è un passaggio che mi hai evidenziato, che abbiamo evidenziato insieme: queste poesie che io condivido hanno l'essenzialità di una forma perfetta, che nella sua rassicurante precisione, in effetti Lorena quando lavorava con noi, si diceva prima, andava sempre a verificare ogni notizia, era un continuo reciproco pungolo, no? Prima di scrivere qualsiasi cosa dovevamo fare 1000 telefonate, anche perché all'epoca non c'era il sistema digitale, no. Si andava di telefonata, rivela un cuore pulsante, concettuale, che rischiara un senso più profondo. Insomma, mi sembra che... ma io voglio dare un assaggio ai telespettatori di quello che scrivi, no? Perché sennò dicono, ecco, si parlano addosso. E Fragilità è un'altra delle poesie, così che apprendo a caso. Voli senza memoria, stringendo quella tenerezza che sorride da altri occhi, sopravvissuta al tuo dolore. Notti scivolate nel sole, rischiarate dall'innocenza, incantesimo di un cuore in prestito da un'altra vita. Esasperi e fuggi, oggi come allora fragile, nel non saper guardare il tuo sogno, battersi alla luce, eppure proprio questo ti chiede. Si fa fatica ad accettare la felicità quando arriva? Sì, delle volte sì. Perché? Un po' per paura, un po' per incredulità. Un po' perché almeno io guardo sempre anche quello che c'è intorno, cioè in questo caso potrei pensare unicamente a me, non ci riesco. Quanto è importante però quando si parla di sentimenti puri essere anche corretti e quanto alla fine la rinuncia diventa elevazione anche di un sentimento, perché sì, si chiacchiera, ma io credo che nel mondo, conversando con altre donne, con altri uomini, emerge la potenza di un amore, spesso è rinuncia, e non è vigliaccheria, è probabilmente la forza dell'amore per una persona più che della situazione che questa persona rappresenta. Assolutamente sì, è un amore che va oltre il possesso, è l'aver capito che un amore non è detto che sia una storia vissuta come la si intende normalmente. Io un esempio l'ho avuto in famiglia ed è un esempio che mi ha trasmesso molto e che oggi mi ritrovo. Mia nonna,
innamorata di una persona, all'epoca erano tanti i freni, le convenzioni, i blocchi, i veti che venivano messi fra famiglie, eccetera, ha sempre avuto un amore impossibile. Loro si erano conosciuti, ma lui non era la persona destinata a lei. Quindi non c'è mai stato nulla, però lei nelle sue preghiere fino a 80 e rotti anni lo ricordava. Cioè, poi si è innamorata di mio nonno, è stata felice fino a che lui non se n'è andato, ha avuto 4 figli, c'è una vita assolutamente regolare, però era rimasto, cioè, quell'amore dentro. Quel battito d'ali. Lei l'ha sempre portato, tanto che l'ultimo anno che siamo state un po' di più insieme ha potuto raccontarmelo, ma con una serenità, con una luce che mi ha dato tantissimo. Tanto che all'inizio pensavo di dedicarlo a lei, poi ho detto no, vabbè. L'hai dedicato a te? A tutti. A chi vive una storia impossibile. Faccio appello alla tua anima di cronista, perché quella non si perde mai nel tempo. Quanto questa raccolta di poesie può essere anche uno strumento, sì, purtroppo la violenza sulle donne è un dato oggettivo, e prima parlavi di convenzioni, di epoche, di meccanismi che era difficile smantellare. Oggi, in quella che ipoteticamente definiamo una società libera, eppure certi episodi avvengono più che in passato. Quanto la consapevolezza di una libertà, la consapevolezza che non esiste il possesso, quanto una maturità sentimentale che implichi che tutto veramente può succedere, e capita a tutti se si è onesti di riconoscerlo, quanto appunto questa presa di coscienza onesta potrebbe aiutare a sviluppare un'educazione sentimentale tale per cui ci si possa separare in serenità d'animo, ci si possa lasciare in serenità d'animo, ci si possa incontrare in serenità d'animo senza usare questo termine che è la colpa, che poi colpa non esiste la colpa. Esatto, a meno che uno appunto non ammazza l'altro o fa del male all'altro o all'altra. Assolutamente sì, aiuterebbe tantissimo. Cioè, non dico la consapevolezza eliminerebbe una gran parte di tutto questo, ma uno spiraglio anche piccolo, piccolo così, che porti a porsi delle domande. Già solo una domanda sarebbe un freno enorme rispetto alla violenza nei confronti di una donna, di un'altra persona comunque, perché poi nel momento in cui si capisce diventa una violenza che non è solo nei confronti della donna, è una violenza. E quanto bisognerebbe abbattere il tabù? Questo non vuol dire che ci sia una liberalizzazione irrispettosa, quanto appunto non deve esserci la colpa, così come dicevi, il concetto di colpa che secondo me rovina, inquina, appanna, inasprisce, crea amarezza in tantissimi sentimenti, in tantissimo sentire, non solo nella coppia. Una separazione, sì, infatti, io sono separata, ma ho una separazione che considero crescita, sia per me sia per il mio ex marito. Cioè, due strade si dividono, ma se si dividono nella maniera giusta, quindi se rimane un amore, rimane un percorso fatto insieme, si cresce insieme in due vite diverse, e è possibile farlo senza odio, senza rancore, ma anche senza freddezza. Cioè, non sarà mai una persona qualsiasi per me, lui è impossibile, e credo che lo stesso possa essere da parte sua, ma trovo che questa sia la strada giusta. E si può vivere un amore rimanendo un ologramma? In qualche modo sì, sublimando tante cose dove non è possibile appunto viverla in altre maniere, per scelta. Cioè, a un certo punto si sceglie di non interferire, di non condizionare l'altro. Uno dice ok, io ci sono, tu lo sai, fai quello che vuoi. Sai dove trovarmi. È la libertà per me è sempre stata, ma in tutto, nel lavoro, nella vita, è l'ossigeno, senza quella non si va da nessuna parte. Posso leggere ologramma? Assolutamente. Leggera, sì. Ologramma di una storia di sabbia, meraviglioso castello spazzato dalla marea.
Amore abbandonato su un dosso in collina, su una panchina al sole. Luminosi come ragazzi, abbiamo sognato, sorriso all'ombra di Gradara, ci siamo lasciati uccidere da amori padroni del tempo, di ciò che è unico, illecito, glaciale, soffio nel sonno. Che cos'è illecito? Questa è legata a un incontro bellissimo, secondo me, e alla capacità, alla nostra età, perché poi non è che sia un ragazzino, la persona in questione, di poter passare ore su una panchina a parlare così, un po' parli, un po' rimani in silenzio, non c'è l'imbarazzo del silenzio, il silenzio diventa parola, non sei lì, guardi il mare, parli, ti accorgi che sono passate 4 ore e mezza, non sai come, però tu sei stato bene. E da questo è nata quella poesia lì. Cos'è che mi hai chiesto che mi sono persa? No, questo adesso mi è venuta un'altra domanda. Questo lui è consapevole di essere stata una fonte di ispirazione e è d'accordo sulla pubblicazione delle poesie? È consapevole di esserci dentro a tutto questo. Insomma. Che sia poi d'accordo non lo so fino a che punto, ma torno subito è mio nel momento in cui c'è un vissuto insieme. Lui può essere un'energia che lo scatena, ma torno subito, parla del mio risveglio, per cui è d'accordo, è sicuramente d'accordo, non può fare altrimenti. Anche perché l'hai descritto lui, con una correttezza, un decoro. Lui rimane dove è, una rimane presenza protetto. Invisibile, esatto. Ma estremamente visibile. Esatto. È un'energia, in questo momento lui può essere solo un'energia. Ma che bella dichiarazione! Sì, e io lo lascio energia, se un giorno poi vorrà materializzarsi, ok, lo farà. Però questo siamo quasi al termine, ci sarà un ritorno al giornalismo? Ti sei allontanata perché il giornalismo aveva perso un po', aveva perso secondo te un po' quelle caratteristiche emozionali che la libertà di raccontare la verità? Esatto, è proprio quello, cioè l'impossibilità con l'organizzazione del lavoro di adesso di approfondire le cose, cioè troppi episodi nell'arco di qualche anno nei quali è prevalsa la superficialità, ma prevalsa l'imperio, cioè imposta. Ecco, questo no, non lo vorrei, però che per me sia finito il giornalismo, no. Infatti tu torni. Torno subito, esatto, lascia aperto tutte le strade. Assolutamente ed sì. Ed è questo il messaggio che ci vuoi lanciare. Assolutamente sì, assolutamente. Io ringrazio Lorena Olpiani per questa piacevole chiacchierata, ti ringrazio di essere tornata grazie, anche nei nostri grazie studi. A te e a tutti. Subito dopo la pubblicità vi raccontiamo un po' di Porto Marghera, 100 anni dalla sua storia, 100 anni appunto dalla sua fondazione, e un atto simbolico, una torre, una delle torce del petrolchimico che viene abbattuta e l'inizio forse di una fine che sono anni che era annunciata. Vi lascio a questi reportage. Grazie, arrivederci, a domani mattina.